La scena inizia con il classico 40 anni fa, a partire da oggi. Siamo finalmente, riusciamo a intravedere la persona che era seduta su questa stessa scrivania quando gli è stato avvisato che il signor Stone era fuggito. Questa volta invece c'è un militare che sta porgendo dei documenti a quest'uomo seduto sulla scrivania e gli fa: signore, questo è il rapporto sull'incidente di Shibuya. Lui li sfoglia e fa: un resoconto veloce, soldato. Niente, un sacco di squadre di cacciatori, almeno una decina morti. Il signor Stone adesso è sotto controllo e la sua compagna sembra morta anche lei, ma non è stato trovato il cadavere. Lui continua a sfogliare i fogli, cercando di leggere velocemente tutto, quando all'improvviso si sente un urlo agghiacciante. I due si scattano, escono dall'ufficio, arrivano nel laboratorio che avete visto nella scena, nell'episodio precedente da Medeus, però questa volta piena, e c'è un soldato che ha appena sparato a un'altra guardia dicendo: signore, stava liberando il soggetto zero, ho dovuto farlo, non so cosa è successo, ha iniziato a premere sul computer, il soggetto ha iniziato a muoversi, ha fatto un grido. Vedete l'uomo che fa: va bene così, non ti preoccupare, è strano che si sia mosso, ma dovrebbe essere tutto a posto adesso. Suona una sirena come emergenza di intrusione e arriva un altro soldato: signore, signore, abbiamo dei corpi neutri che ci stanno attaccando, non sappiamo cosa sta succedendo, chiamate tutti, chiamate tutte le armi, muovetevi, muovetevi. E si chiude la scena. Un'altra post credit: ci troviamo nei pressi di Siena quando all'improvviso un sacerdote entra dentro l'ufficio e fa: signore, signore, la spada è stata presa. Guarda, ma cosa stai dicendo? È impossibile, non può essere estratta quella spada, è conficcata dentro una cazzo di roccia, hanno lasciato questo biglietto. L'uomo apre il biglietto e fa: ho preso io la spada di San Galgano, Eric. Marco, ti ricordi cosa mi avevi, com'era il tratto che mi avevi descritto del... Mi vedete che avevi una diciamo, ti avevi quella bocca, una zappenda che appunto si era dislocata. Ti dirò di più, anche la tua lingua adesso è leggermente più forcuta, ok, non da serpente, però pensa proprio come se la fossi tagliata a metà e non stai riuscendo a ripristinarti. È tipo, guardo Amedeus, mi avvicino ad Amedeus, mi inginocchio davanti a l'imperatore. Sire Amedeus, potresti gentilmente riparare questo? Oddio, che cosa avete fatto? Lui ti guarda: che cosa avete assunto, rovinati? Anche gli altri hanno preso la stessa cosa che hai preso tu, Alaska? Aggiungendo qua adesso. Bisognerà avvisare case di questa cosa. Bisogna vedere se non siete compromessi in qualche modo. Bene, ora Alaska, per favore, occupati della tua compagna o figlia. Penso che il ragazzone là potrebbe avere qualcosa che vi serva. E vedete che Amadeus dalla giacca tira fuori un altro pugnale uguale a quello che ha in mano.
però senza lama. Lo avvicina e adesso le due estremità formano proprio una bocca da Cainita completamente. Se l'avvicina al collo, se l'appoggia e vedete che il manico sembra morderlo. Vedete piano piano la lama sembra come tipo come se fosse una siringa, no? Che entra e lui lì così sembra come tipo quasi come se stesse godendo comunque della cosa, no? Perché probabilmente il pugnale sta proprio imitando un bacio di un vampiro. E una volta che tutta la lama scompare, lui apre gli occhi, i suoi occhi hanno un riflesso argenteo, come se tipo se stesse brillando. Lo prende, butta per terra il pugnale, ti guarda, alla sala sei ancora qui. Vado allora da Luigi. Luigi lì è ancora che sta guardando il corpo di Elena e ti fa: che cosa vuoi? L'imperatore, chi vuole? Capisco. Dai pantaloni tira fuori una provetta. Tieni questa alla tua amica. Serve per svegliare un fratello dal torpore. Probabilmente con questa e un po' di sangue dovresti essere in grado di svegliarla. Ora voglio solo aspettare la luce del sole con lei qua e lasciarmi diventare cenere. Vado verso figlia. E mentre tu vai, vedi Amedeus che si avvicina a Luigi, si china verso di lui, gli avvicina, diciamo, la mano sulla spalla e gli fa: figlio mio, non ti preoccupare, porrò fine io alle tue sofferenze se è questo che vuoi. So cosa hai dovuto fare per sopravvivere qui. Lui lo guarda, sgorga ancora lacrime di sangue dagli occhi, fa tipo una specie di, diciamo, di assenso con la testa e vedete per un secondo Amedeus chiudere gli occhi. E poi vedete sia il corpo di Elena e di Luigi diventare polvere. E poi lui si alza, fa: quando avete fatto qui, seguitemi, venite nella grotta. E vedete lui che si avvia. Prendo ovviamente il corpo di figlia con la provetta in mano, verso in maniera consensuale la provettina che prendo dalla bocca Vabbè. di figlia. Io con rapidità vorrei raggiungere Amedeus. Ce l'hai, sei lì al suo fianco, tranquillamente. È presente come quando qualcuno sta guardando davanti, ma non sta guardando realmente davanti, come se stesse guardando qualcos'altro. Amedeus, Sì. va tutto bene? Certo, mia cara, abbiamo recuperato il pugnale. Sì, lo vedo. Hai uno sguardo molto diverso dal solito. Mi fa una risatina, il mio sguardo, certo. Probabilmente neanche io mi sono mai conosciuto bene fino ad oggi. È normale che io possa sentire dolore da qualche parte. Può essere. Sicuro di Ma averlo sentito te. chi altro, scusami? Sai, quando si usano inconsciamente magari discipline di Auspex potrebbe capitare. Ma non stavo facendo nulla di tutto ciò. Magari i pedoni si stanno risvegliando senza che tu lo sappia. Come fai a saperlo? Non lo so, Amedeos, ma non mi sembra normale. Beh, chiederemo in caso a caso di darti una controllata. I sogni possono essere reali? Ok, Noi non sogniamo, cara. O almeno, voi no, io sì. e com'è possibile che mi è apparsa mia sorella? Non so, magari stavi rivedendo il passato. Non mi sembrava il passato. Non so dirti, cara. Secondo me potresti parlarne con Ophelia quando si riprenderà. Lei è brava a occuparvi di queste cose. Ah, dove stiamo andando? Stiamo Dove? andando dentro la grotta. Devo finire quello che Artemide stava cominciando. E tra l'altro, i miei complimenti. Non sapevo che le vostre indagini vi avessero portato al fatto che oggi era il giorno in cui Artemide aveva metà dei suoi poteri. Sono molto orgoglioso di voi. E Tutto per te, imperatore. Ophelia, ti recuperi un danno aggravato. Ophelia, hai Ok, vai. bisogno di una mano per arrivare dove dobbiamo Sarebbe qua. andare? Probabilmente sì. La prendo, la porto come sacco di patate. Una cosa molto figa sta capitando a Ophelia mentre si riprende. Ma tu vedi che metà della sua faccia è quella di Ophelia e l'altra metà è quella della tua dolce cara amica. Greco. Esatto. Immagino che voi altri raggiungiate compagnia bella, nel senso, senza star lì. Tanto loro stanno camminando comunque a passo abbastanza normale. E arrivate davanti a questo tempio di Artemide. Sono delle ciotole piene di sangue che tipo stanno colando verso il centro. Probabilmente, senza star lì a fare troppi tiri di occulto, eccetera, Artemide si sarebbe dovuta mettere lì nel mezzo, raccogliere tutto il sangue, che è probabilmente quello che ha preso nelle varie donazioni in questi mesi, riberlo completamente per ripristinare le sue forze. Guarda il tutto, vede che vicino al tempio c'è una specie di lapide. Si avvicina, sembra come se avesse una visione mentre appoggia la mano, la toglie,
Direi, ragazzi, che è il momento di tornare al laboratorio. Dobbiamo farvi controllare, non so cosa vi è successo. Non vorrei mai che vi roviniate. A me non è successo nulla. Vede Rebecca improvvisamente che i suoi capelli diventano bianchi e invecchia, diventa tipo quasi una sessantenne. A me si guarda e fa, anche te hai preso... Quindi veramente tutti l'avete presa per qualcosa di strano. Sì. Non ho preso niente. E quando comunque ti vede Amedeus che tu stai, cioè hai questo bipolarismo eccetera, ti si avvicina, ti guarda un po' negli occhi, chissà se siete lì. Va bene ragazzi, direi che qui possiamo andare. Vedete che con la mano tocca il tempio e vede che il tempio diventa cenere. E a voi viene un attimo un brivido, perché è capitato più e più volte che comunque Amedeus magari vi sfiorasse, vi appoggiasse una mano sulla spalla. Vedete che con un dito traccia una specie di cerchio e vedete che da per terra si apre il classico portale come quello che hanno fatto i Tremere. Direi che prendiamo questa strada che è più veloce. Ed entra. Oh, miseriaccio. Ragazzi, ti fa un po' male comunque l'occhio. Tipo, ti viene un po' da grattarlo, ti fastidio. Mi sento un po' vecchia. Domanda. Quella cosa che ci osservava, che tu hai tenuto tanto, tanto cara, sai mica dove è finita? Boh, un attimo. Che non mi uscire delle caramelle, per cortesia. Oh, Fide, intendi questo? Ah, sì, no, volevo sapere solo se ce l'avevi ancora. Andiamo, Alaska. Aria, qualcuno ti sta picchiando dalla spalla. Oh, non c'è niente. Mi guardo addosso e faccio, oh, che fai, gli scherzetti, pensando, riferendomi all'ombra. Che mi fai, mi tuppo lì nella spalla. E sarà quello che ho preso. Sarà diventata paranoica. Ci vediamo dall'altra parte. E quando arrivate siete praticamente nell'ufficio di Don Lucien. E quello che vedete vi spiazza un attimino, perché c'è Don Lucien appeso al contrario, i due piedi conficcati da un paletto, completamente spelato vivo, cioè non ha più la pelle e sta contando sangue. Le mani... capito, come facciamo a riconoscere che è Don Lucien? Cioè loro no, io sì, antropologia forense. Vabbè, io sì, penso, perché a questo punto... Sì, cioè senza pelle, non è che senza palle. Quindi lo riconoscete. Comunque ci sono i suoi vestiti vicino e lo capite. Comunque ci sono rimasti i capelli, eccetera. È stato un tizio senza pelle, quindi vedete i muscoli. Chiaro, non è riconoscibile subito, però ci mettete poco a fare uno più uno. E comunque, appeso al contrario, senza pelle, con anche le mani crocifisse e la mascella è stata completamente strappata. E c'è comunque Medius che sta continuando a camminare. Sta andando giù verso, diciamo, il laboratorio. Poi rimango immobile, se poi diventa a guardare così. E senti la voce di Amedeus da giù dalle scale. Questo è quello che succede ai traditori, Caio. Io non dico niente. Mi avvicino un pochino a quello che sto vedendo. Anche se sono comunque ancora sconvolta. Ah, ti stai avvicinando a Don Lucien? Sì. Ti fa strano perché senti tipo come se stesse facendo dei gemiti di dolore. Cioè, hai questa sensazione come tipo se stesse soffrendo. E tecnicamente non è possibile per un vampiro soffrire. Mi allontano. Guardo questa scena e vado avanti. Comunque quando passo tipo tutto accanto sorridendo e poi con tipo un'unghia pelina gli giù sulla pancia così. Una cosa, Marco, la noti. Qua sembra proprio... Hai presente come quando dici figa basta, mi avete rotto il cazzo, adesso dovete soffrire. Sembra proprio una cosa del genere. Tipo, se soffre ancora lo faccio soffrire un po' di più. E poi tipo quando lo vedo che lui fa queste cose inizia a ridere. Questo è il motivo per cui tu siedi da me. E quando scendete, vedete Amedeus che fa... Vi guarda, aspettatemi qui. Penso che c'è una persona che vuole parlare con voi. Io intanto un attimo da fare con case. La state vedendo, vero? Anako, per favore, fatti vedere. Vedete Amedeus entrare dentro una stanza. E quando vedete questa ragazza che è tipo seduta... con le gambe incrociate, c'è una persona probabilmente davanti a lei con tipo delle pezze di stoffa attaccate alla pelle, e lei è lì così con un ago e filo che tipo glielo sta passando e gli fa: tranquillo, ma non ti faccio male. Quindi ragazzi, è andata tutto bene? Lei sta cucendo tipo delle stoffe addosso a sta persona. Gli faccio cenno della mia bocca dislocata, tipo un tipo molto stravagante. Hai scelto una bella cosa, no?
Ah, ma tu sei quello che sta cercando Jay? Oh, mi spiace per te. Jay, quello che ti ha già ucciso, credo. Non so quante volte ti ha ucciso, sinceramente, per ora. Però ho capito che ce ne sono tanti di te. In che senso? No? Nell'unico senso, penso. Ci sono tanti di te. Quanti? E che ne so io? Ho visto... Io ne ho visti almeno... Vedete che gli occhi gli diventano un attimo bianchi? Almeno 25 ne ho visti io. Ho visto che una sua copia ha fatto un quadro che ha appeso più avanti. E chi è che lo uccide ogni volta, come ha detto che si chiama? Jay, un membro della mia coterie. Hai per caso una copia simile alla mia? Che io sappia, no. Ma se vuoi posso guardare se ne trovo qualcuna. Io sono arrivata oggi in città. E gli altri 24 Alaska, dove li ha incontrati? Qui. E esteticamente sono tutti uguali, quindi... No, alcuni sono un po' più brutti, alcuni sono deformi. E come fai a capire che è Alaska? Dall'anima? Tu non puoi vedere le anime, sei questa una sorella. Sì, e non sono appieno delle mie forze, quindi diciamo che mettere qualcosa in circolo. In circolo? Puma! Che è? Vuol dire cavallo in giapponese. È quella roba che gli sta davanti. Sì, ma ci puoi sistemare o no? Sistemare? Cosa metti da sistemare? Secondo te non c'è nulla da sistemare qui? Secondo te io ho questo aspetto da Toreador? Il mio compagno Toreador è stato diabolizzato, quindi vedi un po' tu. Jay è impazzito e l'ha morso. Ma non era quello che hai nominato tu prima? Ad Alaska? Sì, infatti vuole ucciderlo. Perché vorrebbe ucciderlo? Perché è stato pagato. È un po' difficile vedere Jay. Di solito quando lo vedi sei morto. È un membro della mia coterie. Ma... che stiamo facendo qui? Mi guardo un attimo intorno e vedo se c'è ancora Medeus da qualche parte. No, è andato abbastanza di là. Io sono venuto semplicemente perché mi piace dar fastidio a Jay. E quindi volevo avvisare lui che lo sta cercando. Vabbè, io riprendo figlia e vado dritta verso dove è andato Medeus. Ah, è stato un piacere. Sì, spero che ci rivedremo. Se non puoi sistemarmi. Vuoi un... faccio un pezzo di serpente, così sei un po' più carino? No, vorrei che mi mettessi la lingua e la bocca a posto. Ah, beh, facilissimo. Ti guarda negli occhi e ti dice, fermo, ti apre la bocca e ti inizia a legare la lingua al sotto. Vai pure. Grazie. Toglimi una curiosità, per la mia condizione potresti fare... qualche magia? Anche tu sei un nodo. Che bello. Non avevo mai visto un altro. Sono un? Un nodo. Un nodo della rete. Oh, affascinante. Noi mercavi siamo tutti uniti. Quello che so è che Amadeus cerca da un sacco di tempo un nodo particolare della rete Malcavo. Kaia, qualcuno ti sta picchiettando sul polpaccio. Commetto che non c'è niente, vero? Sì. Ma scusi, signora, ma mi sento toccare continuamente, ma non è che vedi qualcosa di strano intorno a me? Perché anch'io ho bevuto robe, mi sento che... Boh. Ti guarda? No, niente. Quindi niente seguila. Intorno a me, niente. No. Vedi l'umano che ti scrocia la testa contro la gamba. Se vuoi ti posso mettere delle orecchiette da gatto sulla testa. A me? Sì, ti starebbero bene. Guarda, molto gentile, ti ringrazio. Penso che bene. Mi starebbero bene, però ecco. No, grazie. Cosa fa Uma? Nitrisce e poi lo puoi cavalcare. Va bene, grazie mille per il regalo e arrivederci. Vabbè, prima di andare, secondo me a voi vi interesserebbe vedere tanto quel quadro. Non so perché, in un stesso senso. Mi giro verso il quadro. E appena vi avvicinate... Tu, Marco, noti la firma. Questa firma, quando la leggi, ti dà quella sensazione come, tipo, dici, sembra la mia scrittura questa. Però c'è scritto Gustavo. È il quadro dell'ultima cena. Ma appena Rebecca e Ophelia lo guardano, voi, con Auspex, notate che c'è qualcosa di strano in questo quadro. Come se non è questo il vero quadro. Infatti, mentre lo guardate con attenzione, vedete che il quadro sia sotto un effetto di oscurazione, questo quadro, come se qualcuno stesse sviando l'attenzione dal vero aspetto del quadro. Voi potreste sapere che a livelli alti di oscurazione lo si può fare non solo su se stessi, ma anche su degli oggetti.
E appena loro lo guardano con attenzione, vedono che il quadro è sempre, diciamo, l'ultima scena, ok, ma abbastanza diversa da quello che ricordavate, perché uno sul tavolo ci sono dei corpi dissanguati, gli apostoli e quelli che vedete hanno i canini, e la figura nel centro è sempre quella che, vabbè, riconosce tutti di Gesù Cristo, ma sembra molto più carismatica rispetto all'immagine più pacata che ha nell'ultima cena. Cioè, sembra proprio lui il centro dell'attenzione, e gli apostoli attorno stanno cenando con i corpi che ci sono sul tavolo. Voi vedete Rebecca che guarda questa immagine, cioè questo quadro, non la vedete molto sorpresa? Io voglio cercare di cogliere invece magari dei dettagli in più. Rebecca, tu hai di nuovo quella visione che ti raccontai, rivedi quella scena. E quindi? Vi piace questo quadro? È artistico, non pensate? È strano, non ricordo era aver fatto questa roba. Ha mai visto questo quadro dal vivo? Se credo che aveva visto i quadri di Gustav, sì. Sì, che l'hai disegnato tu. Certo, non avevi questa faccia, certo non avevi quelle mani, certo non avevi la lingua bifoccuta e neanche quegli occhi strani, non avevi il pelo con l'ammazzo di carne che c'hai solitamente, non avevi le ali, però l'hai disegnato tu. Eri molto più simile a Rebecca di quanto si possa immaginare, però comunque l'avevi disegnato tu. Io non sarò mai un toreador. Ah, lo sei stato. Nessuno. Sarà stata la peggior parte di me. Marco, ti viene un attimo un flash quando lei ti dice tu eri un toreador, così, no? Ti ricordi quando eri a Naperville in quel magazzino a massacrare gli anarchici? La tua prospettiva in realtà di quel ricordo cambia un attimo. Tu adesso hai quello stesso ricordo, tu ti ricordi c'era Medeus e tu eri di fianco a lui. Il tuo ricordo è come se tu fossi dietro a Medeus e a te stesso, e appena ti giri l'ultima cosa che vedi è qualcosa che si stava trasformando come ti trasformi tu, e anche la cosa davanti si stava trasformando. Ed è giusto che tu sia confuso. Guardo la figura di Gesù. Somiglia a qualcuno che conosco? No, assolutamente no. Vado verso me. Lo ritocchi e questa volta la tua visione vedi, sei dentro la persona che sta vedendo sta cosa. Vedi questa persona che sta correndo, ha in mano una lancia, ok? E nel correre vedi che questa lancia la punta ti ricorda molto il pugnale, ok? E lo senti gridare, legionario, la sua arma l'ha dimenticata al bar. E poi finisce lì il ricordo. Quindi il periodo più o meno è sempre quello dell'immagine. Sì. Un giro verso Anako. Quindi anche tu sai? Non la vedete più Anako. Va bene, parlo sempre da sola, l'aspetto sarà questo, ho guardato un quadro stimolante. Ti prude l'occhio. Oh, cazzo, quest'occhio però, che palle, mi avete rotto il cazzo, ma che ci vede? Quando arrivate la porta è già leggermente aperta, prima era chiusa, adesso sembra che si sia aperta. Bancate, e quello che vedete sono tanti, diciamo, avete presente dei tubi pieni d'acqua, dove al sotto di ogni di questo tubo ci sono dei cerchi fatti col sangue. Però mentre provate a guardare nel tubo cosa c'è, non riuscite a guardarci. Quello che c'è all'interno è sotto effetto di oscurazione. Poi provate a concentrarvi, ma non riuscite a vedere cosa c'è dentro. Premonizione. E quello che vedi, vedi che da tre cisterne escono fuori tre corpi, e vedi il volto di Alaska completamente a bocca aperta e sconvolto da quello che sta vedendo. Amedeus? Amedeus. Forse un paio di cose che potrebbero interessarti. Cioè? Non qui e non ora. Che vogliamo fare? Vogliamo guardarci nelle palle degli occhi o andare avanti? Non so, che hai tanti problemi, sia con le palle che con gli occhi, però va bene lo stesso. Voi state guardando Rebecca in questo momento, probabilmente. Lei sta parlando, quindi voi starete prestando attenzione, no? E quello che vedete è abbastanza capricciante, perché vedete l'occhio di Rebecca, quello che sta continuando a grattarsi, che salta fuori. Immaginavo. Succede spesso che lanci l'occhio verso qualcuno.
E vedete che l'occhietto gli escono fuori tipo dei piedini. Corre via. E sta camminando proprio verso l'altra stanza. E c'è Rebecca che rincorre questo occhio, no? Mentre corre, Rebecca, ti senti tipo qualcosa che inizia a camminarti sul viso. Vedete che sono degli insetti che stanno uscendo dal bulbo oculare. Kaya, stanno toccando il polso sinistro. Guardi, è Uma. E senti il tuo braccio destro tirare verso uno di queste cisterne e lo tocchi dentro. E quello che vedi è, quando lo tocchi, sembra che la vibrazione faccia... Hai tipo effetto glitch, no? Ti sembra vedere il corpo di Rebecca dentro lì, poi però sparisce. Dico, Rebecca? Sì! Io dico ad Alaska la visione, quello che comporta per lui. Non ti preoccupare, immagino già. Va bene, al massimo martedì alle 18 sei libero? Mm-hmm. Perfetto. Urlo davvero forte e dico, che cazzo sta succedendo? Meglio che non ti rispondo. Siamo nel laboratorio di M&M, secondo voi che cazzo? Lo mi avvicino con rapidità vicino ad Alaska, ma proprio faccia a faccia, lo guardo. Gli faccio proprio vedere tutto ciò che mi sta succedendo, mi sto squagliando, brutto stronzo, guardami. Quanto pensi sia un problema per me? Siete una vergogna e vado verso l'occhio. Ormai non lo vedi più. Alaska, perdonami, mi serve un attimo la tua bestialità qui vicino. Vuoi scuotere un attimo, far tremare un attimo le cisterne? E tu ti affidi ad Alaska per far tremare lievemente una cosa? Si vede che non lo conosci di niente. Dai, fagli una schicchera qualcosa, sì, dai. No, non è che... un pugnetto piano a terra. Alaska tira questa schicchera al vetro e il vetro inizia, diciamo, vibrare. E vedete il corpo di Rebecca, ok? Però immaginate che lo vedete proprio a glitch, no? Ma la cosa più agghiacciante mentre guardate è che sembra incinto il corpo che ce l'è. Io voi non siete... Sì, ti prego, mi piace questo gioco. Cioè io con rapidità cerco di guardare tutti. Quindi corri e picchietti. Tu inizi, a un certo punto tu stai scattando, ne fai un paio, le prime sembrano ancora risultate, quando a un certo punto senti... Rebecca, fermati! Rebecca, riconosci la tua gemella? Mi blocco completamente. Quindi non ti ho ammazzato? Sono un'attrice, vero sorellina? Oh, questa sera ti fa troppo interessante! Ma quindi Rebecca è in debito verso i miei confronti. Io la guardo... In che senso? Mi stai prendendo in giro? Ti ho visto morire davanti ai miei occhi. No, tu mi hai visto mentre lui mi faceva a me. Mentre, sì, Nathaniel mi faceva a metà. Ma magia! Ma tu in tutta questa storia che c'entri? Sono io che ho consigliato al maestro Medeus di dare il tuo corpo. No, aspetta, cosa? Il maestro era interessato. L'ho incontrato una volta a Chicago. E quando l'ho incontrato... ha visto le mie ricerche su neuroscienza e lui mi ha spiegato cosa stava facendo e gli ho detto, ma guarda, secondo me mia sorella sarebbe una cavia perfetta. Quindi tutto ciò dal principio, da quando io sono diventata così, è stato tutto calcolato anche da te? No, però ci ha pensato il maestro. Il tuo corpo con un po' di sangue ellenico avrebbe potuto funzionare. Cosa cazzo stai dicendo, Melania? Io ho dato la vita, io ho pianto per te. E tu mi stai dicendo... Serviva quello? Serviva che tu provassi delle emozioni forti? Tu, mia sorella? Sì, tua sorella. Non sei contenta? Assolutamente no. Sei a fianco del maestro. Tu sei una traditrice, cazzo. Cioè, tu hai fatto tutto... Traditrice, adesso non esagerare, sorellina. Cioè, almeno adesso non puoi più morire. Adesso non so cosa ti è successo, non so perché sei vecchia, però... Stai usando qualche disciplina di oscurazione, sorellina? No. Ho solo bevuto un drink in più. Ma sono io, dovresti essere contenta. Sei la prediletta, la prescelta. Dov'è il problema? La prescelta per cosa? Spiegami, perché... l'esperimento? Sì, ma in tutte queste capsule, cazzo, sono incinta. Io non sono incinta. Perché tu sei l'ultimo che abbiamo... stavamo sperimentando. Ma incinta di chi? Che domande fai? Ma io non posso rimanere incinta, cazzo. Appunto. Per quello che serviva... È per quello che ti ho detto, serviva il tuo corpo, il sangue ellenico, perché a quanto pare non so cosa c'è nel sangue dell'antica stirpe greca, sembra molto compatibile, e quindi ti abbiamo riempito con il sangue di Ligeia e sembra che abbia funzionato. Mi avete riempito del sangue di Ligeia, la mia sire? Ce l'avete fatto di proposito per fare tutto ciò? Sì, tecnicamente, possibile. Tecnicamente? E chi sarebbe realmente la mia sire?
Tecnicamente siete senza sire voi. Noi? Sì, però voi tre tecnicamente siete senza sire. E quindi chi sarei io? Uno di questi? Penso che il tuo corpo sia vero, sia morto tempo fa. Tempo fa? Quanto tempo fa? Probabilmente quando ti ha morso di Gaia. Abbiamo usato il resto e composto e rifatto e mescolato. Puoi dirti che sei morta? Sei viva? Una domandina, scusate se mi intrometto in questa situazione familiare. Le Gaia sapeva qualcosa? No, assolutamente no. Lei serviva semplicemente perché aveva una grande compatibilità col sangue ellenico, la sua stirpe era molto vicina. Infatti anche i Giovanni volevano recuperarla, non so per quale motivo. Suppongo che abbiate fatto lo stesso con me, semplicemente come marionetta per andare in giro e spaccare tutto, giusto? Se volete sapere tutto dovete chiedere al maestro, io stavo occupando. No, pensavo che tu sapevi qualcosa, scusami. E quindi quello che c'è all'interno del mio corpo chi dovrebbe essere? Dovrebbero essere i figli di Amedeus. I figli? Una nuova razza? Sì, è quello che sta cercando di fare da un sacco di tempo. Quindi avere più corpi di te è semplicemente come avere un backup dei tuoi ricordi. Vorrei provare Ascendente con Sguardo Terrificante con lei. Voglio provare. Scappa, cioè subito terrorizzata, nel senso. Ma stai impazzita, sorella? Mi hai rotto il cazzo. Speravo che fossi viva, ma sai, forse era meglio morta. Ma sorellina, dai, possiamo stare assieme di nuovo, dov'è il problema? Vedrai che case potrà sistemarti. Ok, va bene. Dove trovo Amedeus, mia cara? Sarà di là, probabilmente tra poco sarà pronto tutto. Pronto cosa? Per il finale. Sì, da quanto ho capito avete recuperato il pugnale, giusto? Sì. Almeno prima il maestro mi ha detto che... Ma ok, quindi dovrebbe aver recuperato la sua anima adesso. Certo, la sua anima? Gli era stata portata via tanto tempo fa. Da chi? Da un traditore. Ricordami adesso... chi? Non so, non me l'ha mai detto, so soltanto questo. So che adesso dice che deve recuperare il corpo, però non so cosa voglia dire. Forse so chi è, ma scusami tanto, ma tu che cosa ci guadagni a tutto ciò? Come si ci guadagna? Cioè, ti rendi conto di che scoperta è mai questa, sorella? Cioè, ripeto, c'è un motivo se io sono andato a Chicago, tu sei rimasta lì. Stiamo facendo un esperimento sulla procreazione e sull'immortalità dell'anima. Basta, mi è stancato, vado da Amedeus. Oh, vai pure, tanto penso che vi avrebbe chiamato tra poco. Tu, ragazzina, non so se vuoi andare, rivolgendoti a te, Caio. In che senso? Non sai se voglio andare? Nel senso, stava cercando loro tre di te e mi ha detto che non gli importa niente. Ma quando ti ha visto ha detto, non so come siamo caduti in basso e la sombra. Guarda, a me fa piacere che quello là in fondo è scuoiato, quindi mi presento lo stesso. No, va bene, sarà contento, penso, lo so, non mi importa, nel senso... è stato un piacere, andate pure. Ciao sorellina! Però chiaramente Marco, tu guardando comunque la sorella di Rebecca, chiaramente noti che è un Cainita. Ok, quando vi state avvicinando all'altra stanza vedete che la porta proprio si apre da sola. E quello che vedete dentro, vedete Amedeus che sta parlando con Case e voi vedete lì che stanno discutendo del più del meno, nel senso, davanti a queste tre, sono le tre capsule che ha visto figlia. Case si gira verso di voi e fa: oh, eccomi qui finalmente. Che cosa avete fatto? Venite qua, fatevi vedere. Vedi che si avvicina verso Rebecca. Oh mia cara, che cosa hai combinato? E vedi che ha sopra la spalla l'occhietto con i due piedini. Fammi vedere un po'. Vedi che prende l'occhio, se lo mangia. Oh, ma no ragazzi, cosa avete fatto? E vedi che ti mette il dito nell'occhio. E te che cazzo hai combinato, Alaska? Ma così sei inutilizzabile. Mi resetti anche a me allora. Ma cosa vuol dire resettare? Ma che cazzo stai dicendo? Sì, che prendi la mia anima e la metti in un altro corpo. La tua anima? Ma mi hai preso per un Giovanni? E a te un figlio, che cosa è successo? Perché dai, non sto così male. E poi è bello però ogni tanto vedere gli amici, no? Beh, tanto il maestro a quanto pare ha deciso di buttarvi, quindi vabbè. Ma no, non dovete preoccuparvi, nel senso, è una cosa che succede. Sai, quando il giocattolo è finito, prendi e lo butti via. Non c'è più bisogno di usarlo. Tanto ormai adesso dovrebbero risvegliarsi e quindi voi non siete più. Risvegliarsi chi? La coterie del maestro. E cioè? Jay, poi? No, Jay sta cercando quel coso lì, l'Alaska.
Ma tanto probabilmente se beccherà l'altra farà un po' una brutta fine, quindi non c'è altra problema. Adesso sì, maestro, gli sto dicendo ok. Ragazzi, fatemi, vi controllo un attimo un'ultima volta per vedere se magari posso, non so, darvi una sistemata. Mi dispiace, ragazzi, probabilmente una cosa lì deve aver sminchiato tutto il vostro sangue. E ragazzi, cosa ci fai qui con quel coso poi? Lasciamo perdere questo coso, scusi, che proprio non so, non ho capito ancora che cos'è. No, io sono qua perché ci sono capitata. Ah, beh, dai, ci sta. Anche se vedo che hai compagnia, però vabbè. Dimmi che cos'è questa compagnia, ti prego, perché mi sento toccare, sto cominciando a impazzire. E Kaya, tu senti leggermente freddo alla schiena. Vabbè, tranquilla ragazza, tranquillo. Cos'è i tuoi occhietti? Vedi che ti picchietta sulla testa e ti diventano gli occhi neri come quando ti posi l'occhio dell'oblio. Ti giri e vedi che hai tipo una decina di spiriti che ti stanno girando attorno. Ora li vedi, cara? Io cagatissima, sì. Okay. Stai attenta perché sono pericolosi. Bene, ragazzi, penso che dobbiate venire con me, maestro, metto di portarvi. Vedete che se vi avvicinate, Amedeus è lì proprio impassibile davanti a queste tre cisterne. Fa un segno a Case. E Case, sì signore, vedete che tipo inizia a digitare su un computer, vedete che preme tipo invio e vedete la prima cisterna sulla sinistra ad aprirsi e quello che esce fuori è Marco Alaska e Case fa, vi presento Urukui Isui del clan Ouroboros di seconda generazione. Lui esce e fa: dov'è quel cazzone di Nathaniel? Nathaniel? No. Che sei tu? Non sei Nathaniel? No. Sei uguale però. Sei uguale a me. Sì. Ragazzone, beh. Quindi dov'è finito Nathaniel? Ah, non ne avevo idea. È da un po' che non lo vedo effettivamente. È stato distrutto a Case? Vedete Case che fa? Oh, povero Munculus. Aveva solo 700 anni. Tu quanti ne hai, ragazzone? Da quello che ricordo una cinquantina. Oh, beh, bene, bene. Sei forte? Me la cavicchio. Dai, prova a colpirmi, devo sgranchirmi. Ah, non ti farò un cazzo. Ho detto, vedete che alza la gamba, la batte per terra e cadete tutti per terra perché c'è una scossa di terremoto che vi fa cadere per terra con culo per terra. Ho detto che devi colpirmi. Armi peline. E cerco di colpirlo. Ok, tu lo colpisci, ok? Mentre tu lo colpisci, vedi che diventa di nebbia e ti va alle spalle. Ti si avvicina all'orecchio e fa: bella mossa. Va bene, ragazzo. Vedi che ti tira una schicchera e ti fa volare tipo per terra a 3 metri in avanti. ok. Sei ancora un giovincello. Certo, non sono di seconda generazione. Cosa vuol dire? Sì. Mi ha creato solo il maestro. E vi presento la cuterie del maestro Amedeus. Ah, sì, siamo l'ombra della luna. Maestro, vedete che si inchina avanti ad Amedeus. Okay. Chiamiamo anche gli altri maestri, ora. Vedete che Amedeus fa un cenno ancora a Case. Bene, ripreme ancora sulla tastiera, si apre quella in mezzo ed ecco a voi la sacerdotessa della luna, Cleofilia, e vede che esce questa ragazza bellissima che ha voglia di un po' di sangue. Io mi avvicino ad Alaska dopo che quello che ha fatto quella faccia e gli dico: potrebbe essere tua madre. Mentre lei vi guarda, vi sentite il corpo molto accaldato. Ti sta bollendo il sangue. Bellissimo. Letteralmente, non. Cioè, sentite proprio il corpo che tipo vi dà un fastidio tremendo. E poi vedete Amedeus che alza la mano e fa: oh, va bene, maestro. Avevo solo un po' di sangue caldo.
E mentre scende, no, vedete che tipo dei vestiti gli si formano addosso, un abito lungo, scollato, e si mette vicino a, diciamo, a Urukuizui, che qualcuno dovrebbe aver già sentito questo nome. E poi si apre l'ultima cisterna, e dolcis in fundo, chi potrà mai uscire? Ed ecco a voi la seconda generazione del clan Ouroboros, la vera Rebecca. E vedete che esce questa donna con capelli tipo serpenti, con dei serpenti al posto dei capelli, che vi guarda e vi fa: non vedo arte in voi. E poi vedete che scendono loro tre, si mettono vicini al maestro e fa: bene ragazzi, finalmente siamo riusciti a risvegliarvi e a ripristinarvi. Si gira verso di voi. Beh ragazzi, siete stati parecchio utili. Avete raccolto sangue, avete raccolto esperienza. Direi che non posso lamentare troppo di voi, ma adesso purtroppo vi siete rovinati, non siete più utili. Eravate degli ottimi contenitori per quello che mi serviva, ma adesso non mi servite più. È stato un bel viaggio, però. Non siete contenti? Ci rivediamo quindi al prossimo risveglio? Non ci sarà un prossimo risveglio, mia cara. Ormai loro sono svegli. Beh, tutto deve finire prima o poi. Tranne gli Ouroboros. Noi siamo immortali. Bene, ragazzi. Visto che non volete dire niente. 3 più 1, non gli sembra strano che c'è un'altra persona in stanza con un cavallo a terra per dire? Guarda, già Lucien mi ha tradito per l'ultima volta. Sterminiamo tutta la sua razza e facciamo prima. Potevi essere più utile, ma invece non hai fatto niente. Quindi è stato un piacere. I miei compagni vi ringraziano per tutto quello che vi avete fornito. No, aspetta. Quindi adesso mi stai dicendo che tu in primis ci hai creato, cioè... Ciao ragazzi, batte le mani e vedete sotto di voi che sparisce il pavimento e cadete. Siete lì che state cadendo, quando a un certo punto picchiate contro dei materassi. I materassi li avete sprofondati, però comunque siete non morti, non vi fanno troppo male. Sentite... Oh, allora aveva ragione Murphy, sareste caduti proprio qui. Dove cazzo siamo? Penso che siete caduti dal rifugio di Papino. No tesoro, siamo caduti dal cielo. Sì sorellina, finalmente ti ho trovato. Piacere, mi presento, mi chiamo, sono Bel Sorriso, oppure potete chiamarmi anche Kurt Palazzo, per quanto mi riguarda. Vedo che siete perfetti. Sì. Papino vi ha abbandonato, vero? Anche a me mi ha abbandonato tanto tempo fa. Però lui non lo sa. Come fa a non saperlo? Purtroppo non sono più come quando sono nato, quindi non mi riconosce più. Ma io sto cercando lui. Vuoi prenderti una vendetta di lui? Ah, certo, per quello sto cercando voi. Non so qual è il tuo piano, ma io ci sto dentro. Lo sapevo. Anche le altre tue copie hanno detto la stessa cosa. Beh, speriamo che questa è una copia buona allora, no? Tra i freaks starei bene. Il nostro è un circo molto variopinto. Guarda, se mi guardi è tutto un circo. Se per quello vi sto cercando. Vi va di unirvi al circo? Io gli allungo la mano. Io gli metto la mano sopra. Adesso bisognerà chiedere al direttore se potete entrare. Poi Murphy mi ha parlato un sacco di te, Ophelia. Murphy ha per caso un abito giallo? È un clown con un abito giallo, un sorriso abbastanza inquietante? No, però mi ha detto che Annetterville l'hai visitato tu l'ultima volta. Ma il papino pensa che voi siete morti, perché tecnicamente la gente cade qua si sfarcella. Non me ne porto un cazzo, io lo ammazzo quel bastardo. Bravo, questo è lo spirito. Anche se ci hanno già provato un sacco di volte, però non muore. Però va bene, dov'è il problema? Ci divertiremo lo stesso. Almeno ci morirò provandoci. Cosa succede se cerco un peripatetico nel Peloponneso? Che probabilmente non si palesa nessuno? No. Neanche nella mia testa?
Zero. Poi comunque vedete il palazzo che si avvicina a Ophelia, fa... Lifia, mi senti? No, è ancora presto, vero? Purtroppo Papino è un po' uno stronzo. Ti sai quando si parla di stronzo? Si tira l'acqua. Si scarica l'acqua. Dove si può uscire da qui? Non si può uscire, che cosa dobbiamo fare? Spiegami invece di ridere. No, non pare così là. Secondo me farai un sacco di bella scena insieme a lei nella casa degli spettri. Così con quell'aspetto raccapricciante. O potresti truccarti come me, vedi come sono bello. Li vedi questi insetti? Oh, che buoni. Posso prendere uno? Vedi che ne prende uno e se lo mangia. Mi devi qualcosa? Oh, beh, ti sto salvando la vita. Non credi che sia abbastanza? Kaya, chiama il tuo coso, per piacere. Salvaci, Uma. Piacere. Ah, Uma è morto. Come Uma è morto? È un umano, si è schiantato, l'è morto. Ah, ops. Beh, andiamo al circo, allora. Dobbiamo andare a distruggere un corpo. Andiamo a distruggere questo bel corpo. Bene, allora andiamo tutti al circo. E vedi che inizia a camminare tutto con i piedoni allargati. Fine. Post credit. Ora vediamo cosa ha visto Rebecca nella sua visione. Quindi la scena ritorna quando Rebecca ha toccato il quadro che stavo osservando. Quello che vede, cos'è stato? Rebecca ha rivisto una visione che ha avuto molto tempo fa, okay, quando stava parlando con Maestro Amedeus. Si vede quest'uomo, okay, che entra dentro una stanza e dice: Maestro Enos, gli altri discepoli stanno aspettando di là. Vedete quest'uomo che ha l'aspetto di Gesù, ok? E fa: Giuda, ti ho detto di non usare quel nome, potrebbe sentirci qualcuno. Vedete l'uomo e fa: Oh, perdonami Gesù, sai che non farei mai niente per tradirti. Buongiorno a tutti da Springfield, Illinois. Sono Sara, inviata speciale per il notiziario locale. Oggi vi parlo di un macabro ritrovamento avvenuto nella della città. Il corpo di un giovane uomo, Reed Lewis, è stato trovato riverso sulla riva del lago. Secondo le prime indagini, la morte di Reed Lewis sarebbe avvenuta per annegamento. Tuttavia, le circostanze del ritrovamento sono sospette. Il corpo è stato ritrovato con ferite da morso sul collo. Inoltre, la vittima è stata trovata in una posizione insolita, con le mani legate dietro la schiena. Le autorità stanno indagando su tutte le piste possibili, compresa la possibilità di un omicidio. La polizia sta chiedendo a chiunque abbia informazioni sulla morte di Reed Lewis di contattare le autorità. Noi continueremo a seguirvi con gli aggiornamenti su questa vicenda. Gaia sta morendo. I ghiacciai si sciolgono, il livello dei mari sale, il calore aumenta, le foreste bruciano. A milioni rischiano l'estinzione per il bene di pochi. I Garou, campioni della madre terra, bellicosi mutaforma divisi tra furia e spirito, lupo e umano, hanno fallito. L'apocalisse è giunta,